Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Just Drive. Nel video di oggi proviamo la nuova BMW M4 Competition. Inizio subito con il ringraziare il concessionario BMW 2C di Piacenza che mi ha dato in prova questa vettura, concessionario che appartiene sempre al gruppo della concessionaria Castelli Carteni di Pavia che avete visto nel video precedente con la 128T. Li devo ringraziare loro, ma non solo. Infatti devo ringraziare anche voi che su Instagram avete commentato M4 Just Drive sotto l'ultimo post di Castelli Carteni. Infatti loro sono stati di parola e mi hanno dato in prova questa macchina e oggi vi assicuro mi sto divertendo come un matto. M4 Competition, che quindi sale a quota 510 cavalli, che ovviamente non a caso è la stessa cifra che troviamo per quanto riguarda la Giulia Quadrifoglio. La coppia invece è salita a 650 Nm, che è sicuramente un valore molto importante, a tal punto da aver fatto cambiare, scusate il gioco di parole, cambiare il cambio. Infatti non vi è più il DKG, ma in questo caso abbiamo uno ZF ad 8 rapporti, quindi convertitore di coppia, che sinceramente, ve lo dico subito, nell'utilizzo più concitato, quindi quando non vi andate a tirarle il collo, non mi sta facendo impazzire, devo dirlo. In scalata non lo trovo rapidissimo, ma anche a salire di marcia a volte quando vado proprio a cercare la linea rossa mi è capitato che si impuntasse un filo. Però vabbè, la macchina la guido da un'ora e mezza, non posso dire di conoscerla. Sicuramente con una proprio approfondita potrei fare un'analisi più adeguata su questo cambio. Invece mi ha fatto subito venire i brividi il propulsore, che è l'S58 biturbo, che ragazzi ha una schiena folle. Il turbo lag secondo me è davvero ridotto ai minimi termini, un allungo che fa impressione, in sintesi un motore eccezionale. Mi piace avere tutta questa coppia perché alla fine in molti casi non vi serve neanche affondare, perché riuscite a creare velocità senza neanche tirare la macchina al massimo, perché non ce n'è bisogno. Veramente raggiungete velocità proibitive in pochissimo tempo e in generale il propulsore mi piace tantissimo perché riesce ad essere molto docile e fluido. Quando prima l'ho guidata a Piacenza nelle strade urbane, ma poi quando adesso sono qua in Valtrebbia a tirarle il collo è un qualcosa di mostruoso. Mi piace tantissimo l'impianto frenante. In questo caso non vi è l'optional del carboceramico, ma vi è l'impianto M standard, se così si può dire. Impianto frenante compound che va appunto a diminuire il fenomeno del fading. Ma la cosa che mi piace non è tanto solo il fatto che vi è appunto una frenata sicuramente decisa, composta, potente, ma apprezzo il fatto che si possono selezionare due modalità inerenti al freno, quindi comfort e sport. Quando la mettete in sport, appena sfiorate il pedale avete una prontezza dell'impianto frenante micidiale. Mi sembra veramente di guidare un'auto da pista. Che mi sconvolge sempre quando guido un M4 è che voi la vedete, no? Non è sicuramente una macchina piccola né in termini di peso, che ovviamente non posso negare che si senta la stazza che porta, però mi stupisce sempre per come si riesce a guidare bene, con facilità, su strade strette, su strade difficili, con tante curve, come questo passo che sto facendo, passo Penice, qui in Valtrebbia, ragazzi, bel passo, e vi assicuro che con questa M4, che telaisticamente mi sta davvero impressionando, ci si diverte moltissimo. Mi stupisce perché riesce ad essere estremamente precisa ed incollata nelle curve più strette, poi quando invece si vanno ad affrontare dei tratti più veloci guidati, la macchina è davvero incollata. Quindi mai prima d'ora, quanto su questa nuova M4, si hanno veramente due anime della vettura. E personalmente io sto apprezzando molto anche l'M4 veloce e pulita, devo dirvelo, perché sulla precedente M4 alla fine
anche se si tenevano i controlli, quella voleva sempre fare un po' quello che voleva lei. Che sicuramente è un qualcosa di apprezzato da chi compra M, che vuole una macchina non facile da guidare, un'auto ignorante, questo lo sappiamo benissimo, però chi compra M sicuramente vuole anche andare forte, e questa va forte e come, va davvero forte ragazzi, sinceramente non pensavo così tanto. Vi parlo adesso invece dell'assetto, abbiamo delle sospensioni adattive, assetto che mi piace perché riesce a copiare bene il manto stradale, sì non è magari estremamente rigido, si sente comunque il carico della vettura che si sposta soprattutto quando ci sono degli angoli più chiusi a livello di curva, ma ci sta, comunque si riesce ad avere una macchina sempre molto performante tra le curve. Qua adesso la M4 è diventata una sorta di aereo con tutti questi, comandi. Abbiamo i due piccoli paddle M1 ed M2 sul volante, che appunto vanno a selezionare due modalità di guida distinte che potete anche andare a personalizzare. Se invece guardo sul tunnel centrale, abbiamo il tasto M Mode che mi fa selezionare la modalità Road, Sport e Track. Per Track dovete tenere premuto il tastino per un po' di secondi e là si disattiva tutto, e chi si è visto si è visto, si va ad intraversare la macchina, che è un piacere, e avete ovviamente il massimo che una M può darvi. Però vi è un altro tastino interessante che si chiama Setup, dove vi compare un menu a tendina dove potete andare a lavorare su motore, assetto, sterzo e freno. Quindi sicuramente riuscite a farvi l'M4 su misura a seconda delle vostre esigenze e dei vostri gusti per quanto riguarda la guida. Se invece la mettete in DSC off, avete la possibilità di andare a lavorare sull'M Traction Control, che in questo caso sulla nuova M4 Competition vi permette di andare a selezionare, diciamo, dei gradi di sbandata. Quindi col rotore potete decidere quanto far intraversare la macchina, passatemi questa spiegazione poco tecnica, però in realtà di questo parliamo. Inoltre, sono sicura che l'avete già sentito, c'è anche il Drift Analyzer, quindi un software che analizza i vostri traversi e vi dà anche un voto. Sempre parlando di tastini, poi in questo caso ho il tasto che va a lavorare sulla valvola dello scarico. Qua adesso apro una parentesi, sicuramente non è il suono più coinvolgente che abbia mai sentito su una M, ma cosa volete farci ragazzi? La direzione che si sta prendendo è sempre quella, le vetture da originali sono sempre più strozzate a livello di sound, mettiamoci il cuore in pace, comprate la macchina e poi ci mettete su un bello scarico aftermarket per far suonare questo 6 cilindri. Personalmente, adesso arriviamo, so che mi state aspettando al varco, io lo dico, i gusti sono gusti e l'ho sempre detto, sia per le auto che mi piacciono che per quelle che non mi piacciono. In questo caso devo dire interni super super fighi, mi piace tantissimo l'uso che hanno fatto del carbonio, quindi che troviamo sul tunnel centrale, sulla plancia, sul volante, sui paddle che finalmente hanno una misura decente, non sono più farfalline ma è un paddle già più grosso, che sicuramente io apprezzo di più. Sedili Competition bellissimi, questi sedili secondo me sono super fighi, e vi dico anche una chicca di questo sedile: qua dietro vedete il poggiatesta, c'è questo cuscinetto che si può anche togliere in modo che quando guidate in strada è bello comodo all'appoggio della vostra testa, quando invece andate in pista, sapete no, bisogna mettere il casco, quindi si toglie il cuscinetto e vi è spazio per mettere appunto il casco contro il sedile senza stare così in avanti per appoggiare il casco sul poggiatesta. Una bella chicca. Quindi vi dicevo, in generale dentro secondo me la macchina è nettamente migliorata sia a livello di finiture che a livello di design, quindi macchina più moderna. Purtroppo non vi è più la strumentazione analogica, quella è una mancanza secondo me, perché io adoravo il contagiri con lo sfondo grigio delle M, adesso abbiamo ovviamente un qualcosa di un cockpit più moderno che so che a molti piace, quindi va bene così. In sintesi, internamente pollice in su, esternamente come avete visto trattandosi di una competition c'è il tetto in carbonio molto figo, questi bei cerchi che secondo me fanno la loro figura. Il posteriore mi ha convinto, ve lo dico, l'anteriore, quella griglia, ragazzi, quella griglia non posso dire che mi piace, però questo sono io che esprimo un parere estetico
estremamente soggettivo su questa vettura. Ho sentito che a molti piace, quindi va bene così. Non dobbiamo avere tutti gli stessi gusti per quanto riguarda il design delle vetture. In generale, ragazzi, a livello di guida, a me la macchina è piaciuta tantissimo. È divertentissima. Il motore è di una cattiveria. Adesso la metto un attimo in M, così vi parlo mentre diamo un po' di gas. Il motore, vi dicevo, cattivissimo con questa erogazione. Madonna, la velocità che ho già preso è da straccio di patente, quindi rallento subito. E complessivamente, appunto, motore sempre al top, classico 6 cilindri M che vi fa godere. Il cambio, ve l'ho detto, non mi ha convinto appieno, però dovrei guidarla meglio per andare, appunto, magari a capire io quando ottimizzare i tempi di cambiata, perché magari ero io un po' in ritardo e il cambio dava una risposta così e così. Freni paurosi, mi piacciono tantissimo questo impianto frenante. Lo sterzo invece l'ho trovato un filo leggerino e un po' troppo neutro. Mi piacerebbe su una macchina del genere avere uno sterzo ancora più tagliente, ancora più preciso. È sicuramente buono, ma non è ciò che mi impressiona di questa vettura. Ottimo invece il telaio, che secondo me mette davvero in luce le caratteristiche positive di questa macchina. Complessivamente, ragazzi, è sempre una M. Possono cambiare la griglia, che vi piaccia, che non vi piaccia, ma rimane una macchina che vi fa assolutamente godere, divertire e andare forte. Ragazzi, io come al solito spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare e iscrivervi al canale di Just Drive se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao! Già che sono entrato in aeroporto, uno sparetto ce lo facciamo per vedere. Mamma mia, quanto va! Quanto cavolo va! Prima ho preso i 250 là in fondo, su questa piccola pista. Pazzesca! Macchina veramente pazzesca!